Marco Mongera, allenatore dell'ATA Sparkasse. Marco, un punticino molto agrodolce, agro soprattutto per quel terzo set perso quando si era molto in vantaggio. Diciamo che è un copione che si ripete, ogni volta che siamo a un livello buono noi ci lasciamo andare e non abbiamo il coraggio di vincere. Anche questa era una partita che potevamo chiudere 3-1, ma ogni volta che siamo al limite perdiamo. Cos'è che è andato storto a livello di gioco proprio oggi? Beh, inizialmente la nostra battuta non era incisiva, per cui loro avevano un 80 o un 90% in ricezione, per cui la parte finale, direi il quinto set, che è quello che abbiamo giocato peggio, abbiamo sbagliato tanto, è una costante. Quando sentiamo la tensione dell'incontro noi sbagliamo tanto, non abbiamo fatto un errore in ricezione in tutta la partita, nel quinto set ne abbiamo fatti 4. Cioè, problema puramente mentale più che di gioco in sé, quindi. Ma assolutamente mentale, perché tu non puoi concentrare tutti gli errori nei momenti importanti. Nei momenti importanti devi avere le palle per vincere, anche se le atlete sono molto giovani. Adesso non è più giustificato, perché ormai il campionato siamo verso la fine, per cui adesso bisogna veramente giocare. Ora che il calendario si inerpica in queste ultime partite dopo Pasqua, sei preoccupato? Chiaramente sì, siamo preoccupati, non solo io sono preoccupato, ma sono preoccupate anche le ragazze, anche perché facendo così non si vince. Noi dobbiamo avere il coraggio di vincere e questo ci manca. Oggi la partita potevamo chiuderla 3-1, invece siamo andati a perdere 3-2. Cosa sarà indispensabile dopo Pasqua per riuscire a tagliare questo traguardo salvezza, visto che dietro comunque il CUS corre? Oggi c'era CUS Brembate, per cui un altro scontro diretto, per cui... Beh, sarà importante imparare a vincere, sarà importante. Il problema è sempre lo stesso: noi giochiamo, mettiamo in campo delle bellissime prestazioni, però sul 23 pari noi andiamo a perdere.